pensato, alcuni temi, alcuni mi sembra che poi nel lavoro successivo, noi ricorderemo forse delle parole, magari io le raccolgo e adesso lascio le parole alla nostra Maria Guidotti della CGL. Grazie, grazie a tutti voi. Anch'io vorrei partire dal, sono d'accordo, quindi non riprendo le cose che ha detto Alessandro Ferria, sono sicuramente d'accordo che non scrivo, cerco di sottolineare qualche altro aspetto, diciamo, del manifesto, a partire però anche dal valore, da sottolineare il valore che questo manifesto sul welfare assume, proprio intanto ringraziando anch'io veramente il Consiglio dell'Ordine per aver avviato questo tavolo, per averci sollecitato, diciamo, a lavorare insieme, a confrontarci. Abbiamo scoperto veramente, questo lo voglio ripetere, l'ha detto Alessandro, mi sembra veramente importante, senza troppa fatica, perlomeno molto meno di quanto ci si potesse aspettare, abbiamo trovato una convergenza importante su questo documento, da soggetti che hanno portato e portano anche in questo dibattito competenze ed esperienze diverse, punti di vista diversi, perché tutti si occupa di welfare, chi come studioso, chi come ricercatore, chi appunto come operatore, come consigliere dell'ordine, chi come in parte rappresentanza del lavoro, in parte rappresentanza dell'utenza, come possono essere organizzazioni sindacali. Quindi soggetti diversi con competenze ed esperienze diverse che si sono ritrovati però su un testo molto importante, secondo me molto importante, che parte intanto da quelle prime quattro righe, appunto assolutamente non scontate, che ha letto Alessandro, e per riaffermare un concetto che oggi può sembrare un po' disueto, che è quello dell'universalismo, di un welfare pubblico universale, della necessità di questo paese per affrontare la crisi sociale, anche non solo economica, che c'è, di un welfare che sia pubblico e universale. E questo, ripeto, può sembrare fuori moda, desueto come concetto, no? Quasi non si sa più, ma non è questo, secondo me, quello che è da considerare sorpassato, anzi questo ha una, purtroppo ha una rinnovata e grande attualità che nasce proprio dalla crisi che stiamo vivendo, anche sociale e culturale. Io mi scuso, stamattina non ho potuto partecipare, però come ha ricordato la nostra Presidente, è molto importante che si sia parlato anche non solo di crisi economica e sociale, ma anche di crisi culturale, perché questo è fondamentale per affrontare questi temi e in particolare questo tema del welfare. Quello che probabilmente, no, secondo me sicuramente, insomma, è desueto è il modo con cui si arriva o si può arrivare a un welfare di tipo universalistico, che oggi, diciamocelo onestamente, no? L'onorevole Piazzoni ci invitava ad essere onesti, insomma, non farci. Il nostro welfare è solo teoricamente universalistico, ma di fatto nella sostanza non è più un welfare universalistico neanche nelle sue parti fondative, penso quelle più importanti sono seriamente messe in discussione da questo punto di vista, no? Pensiamo al sociale, che invece ha un ruolo quasi ancillare, diciamo, dentro questa struttura. Quindi quello che invece ha bisogno di innovazione, quindi l'innovazione non è riduzione di diritti o riduzione dello spazio di un welfare pubblico e universalistico, anzi questo secondo me è molto moderno e di grande attualità. Quello che ha bisogno di innovazione è il modo con cui si arriva a definire, a riorganizzare, a riformare il welfare per renderlo effettivamente universalistico, perché oggi è un welfare che esclude tante, troppe persone, probabilmente, anzi probabilmente quelle che più ne avrebbero bisogno. Penso alle grandi mutazioni sociali che ci sono intervenute, oltre alla crisi economica, a partire dal ruolo della famiglia, dalla sua composizione, l'immigrazione, l'invecchiamento, la questione dei giovani, il mercato del lavoro che è così cambiato, il lavoro che è diventato sempre più precario, sempre più intermittente. Allora un welfare come quello nostro, che ha le sue basi nel lavoro, tant'è che diciamo un welfare di tipo lavoristico, oggi è un welfare che esclude piuttosto che includere, perché tutti questi soggetti che non hanno un lavoro e sono sempre di più stabili, cioè sono di fatto, non godono più di alcune prestazioni importanti del welfare. Allora la prima questione, secondo me, per dare
come dire, un contributo per dare continuità, come si è detto, per dare gambe, continuità e al manifesto. La prima riflessione di carattere culturale, ma che anche sostanziale, secondo me, importante è il passaggio, bisogna cominciare a discuterne in maniera aperta, a mio parere, da un sistema lavoristico ad un sistema di cittadinanza. Cioè, a base di un nuovo sistema di welfare, secondo me ci deve essere la cittadinanza. Il lavoro viene ricompreso nella dimensione della cittadinanza, contribuisce in maniera molto forte anche a determinare e a definire la qualità, le caratteristiche della cittadinanza, ma quello che riguarda, che può ricomprendere l'insieme dei cittadini, delle cittadine, l'insieme delle persone, è la dimensione della cittadinanza. È difficile dire questo oggi, cioè non è facile affrontare una discussione in termini di welfare che si definisce in termini universalisti e di cittadinanza, che non significa, dal mio punto di vista, tutto a tutti, anzi, oggi forse ci sono delle discrasie su questo, cioè ci sono dei problemi, secondo me, e questo è altro ambito in cui ci vuole un coraggio che ancora non vedo da parte di soggetti, a partire da quello a cui appartengo, diciamo, a rimuovere alcune condizioni, a rivedere alcune condizioni, ma non è soltanto mancanza di coraggio, però questo vorrei dire che c'è anche la preoccupazione non infondata che questo significherebbe togliere qualche cosa senza che venga, come dire, poi sostituito da qualcos'altro. No, perché la situazione oggi è un po' questa, quindi è la dimensione della cittadinanza, contribuisce in maniera molto forte anche a determinare e a definire la qualità, le caratteristiche della cittadinanza, ma quello che riguarda, che può ricomprendere l'insieme dei cittadini, delle cittadine, l'insieme delle persone, è la dimensione della cittadinanza. È difficile dire questo oggi, cioè non è facile affrontare una discussione in termini di welfare che si definisce in termini universalisti e di cittadinanza, che non significa, dal mio punto di vista, tutto a tutti, anzi, oggi forse ci sono delle discrasie su questo, cioè ci sono dei problemi, secondo me, e questo è altro ambito in cui ci vuole un coraggio che ancora non vedo da parte di tutti i soggetti, a partire da quello a cui appartengo, diciamo, a rimuovere alcune condizioni, a rivedere alcune condizioni, ma non è soltanto mancanza di coraggio, però questo vorrei dire che c'è anche la preoccupazione non infondata che questo significherebbe togliere qualche cosa senza che venga, come dire, poi sostituito da qualcos'altro, no? Perché la situazione oggi è un po' questa, quindi a fronte di questa indeterminatezza, di questa preoccupazione, tutti cercano di tenere quello che hanno. Il punto è di avere una grande discussione pubblica, chiara, cioè onesta, franca, in cui però si dica questo è il welfare che vogliamo, queste sono le prestazioni, i diritti che si devono garantire, e a fronte di questo, come dire, si rimette in discussione in questo modo l'organizzazione, si muove in questo modo l'organizzazione a partire da questi principi. Altrimenti noi non affrontiamo la solitudine di ciascuno, le paure di ciascuno, i disagi di ciascuno, l'impoverimento di ciascuno, no? Cioè noi dobbiamo ricreare, quando parliamo di inclusione, quando parliamo di coesione sociale, noi dobbiamo parlare di un sistema, no? Territoriale, istituzionale, eccetera, che affronta e si fa carico, di questi temi. Noi abbiamo anche un welfare, un altro problema secondo me, estremamente categorializzato, cioè esattamente l'opposto di quello che dovrebbe essere, e mi permetto di sottolineare che quello che si sta facendo aumenta il carattere della categorialità del welfare, non lo sta diminuendo. Faccio due esempi voglio fare rispetto alla parcellizzazione, accanto, perché c'è una categorizzazione sempre maggiore, una parcellizzazione degli interventi che non è soltanto la diversità che c'è di carattere territoriale, che è impressionante, come diceva la nostra Presidente prima, no? Sia per il volume di spesa, diciamo, che i territori impegnano rispetto al sociale, ma anche per le modalità organizzative, per la qualità, per le locazioni, eccetera.
eccetera, dei servizi. Quindi non c'è solo una differenza territoriale, ma c'è anche una differenza dovuta ad una parcellizzazione degli interventi che è legata alla tipologia anche di finanziamento, per esempio dei fondi europei, per esempio, che non vengono usati all'interno di politiche strutturate ed organiche, ma vengono usati per la progettualità. Cioè noi siamo docenti che facciamo progetti di sperimentazione che poi non si valutano mai per capire se sono modalità quelle progettazioni, quei servizi che sono stati fatti in quella maniera, come dire, efficaci, che quindi possono e debbono entrare a innovare organicamente e stabilmente il sistema di welfare, ma finisce il progetto e finisce quel servizio e se ne fa un altro, si comincia una senza valutare. Questo crea, come dire, una grande precarietà anche all'interno delle locazioni e delle prestazioni dei servizi, che invece avrebbero bisogno certo di innovazioni, e i progetti di sperimentazione possono essere questo laboratorio importante. Alessandro faceva un esempio in questo molto utile, non usando delle risorse nazionali, diciamo stabili, ma non solo, perché si lega anche con un pezzo di risorse europee per quanto riguarda i servizi, un laboratorio importante, ma se funziona quella modalità deve diventare una modalità generale, stabile ed organica. Se non funziona o ci sono delle parti che non funzionano, bisogna andare a vedere quali sono le capacità per rimuoverle, perché quello è il modello che deve essere affermato, no? Quindi da una parte c'è questo, dall'altra parte la territorialità sempre più spinta, penso all'impulso che è stato dato al welfare aziendale. Cioè il welfare aziendale categorializza, il welfare aziendale esclude tutti quelli che non hanno un lavoro stabile, esclude chi non è più nel mondo del lavoro, che quando lavora ci avrà quelle prestazioni e quando non lavora che succede? Quali sono gli effetti di questo sul sistema più generale? Dobbiamo ponderarli adeguatamente, perché come dire, accanto a questi interventi sono le persone che hanno lavori intermittenti che non avranno diritto, cioè gli esclusi da queste forme di welfare sono tanti, allora bisogna stare attenti a non impoverire, a non indebolire quello più universalistico, perché altrimenti noi avremo una massa sempre crescente di persone che vengono escluse dalle protezioni del welfare. Il punto quindi alla riflessione ci deve portare a dire, il manifesto è un punto importante in questo, no? Perché già la sua composizione fa questo, come tutte le varie forme che ci sono e che non possiamo negare, cioè sono lì, devono trovare il modo di integrarsi per perseguire e conseguire un obiettivo comune, non solo perseguire la perseveranza fondamentale, ma come ci diceva, bisogna mantenerlo fino al raggiungimento dell'obiettivo, no? Bisogna mantenere questo. Una considerazione, e poi mi taccio un po' lo fare molto veloce, riprendendo l'esempio che faceva Alessandro Tuzia, perché mi sembra molto importante in questo momento. Cioè io penso che le risorse siano limitate, non penso che sia possa risolvere la questione della povertà, il punto è che è un punto di partenza importante, però anche per le modalità con cui deve essere applicato, però io credo che proprio in questa sia la sede più adatta a porre una questione che per me è fondamentale, sperando di essere smentita, come. Cioè gli operatori sono il punto fondamentale dell'integrazione dei servizi, no? Lì si parla di una cosa importantissima di cui da anni perseguiamo, l'idea di una presa in carico multidisciplinare del progetto personalizzato, che significa veramente partire da quelle che sono non solo le condizioni di disagio della singola persona o di quella famiglia, ma partire anche delle risorse, non solo economiche, che si esprimono, valutare, cioè cercare poi di emancipare dalla condizione di disagio, non assistere soltanto nella condizione di disagio. Ma il personale che noi abbiamo nelle strutture, nei servizi oggi, dal punto di vista quantitativo, io non sto parlando di qualità, perché è vero, è verissimo, per fortuna che ha retto il sistema, pensiamo a quanto, no, in particolare gli assistenti sociali, quanto carico, voglio dire, di lavoro e quanta capacità anche di adattamento a mutamenti incredibili che ci sono stati, si è dovuto quasi autonomamente avere, insomma, mostri dal punto di vista formativo che di relazione eccetera. Ma basta una differenza enorme tra l'erogazione di una prestazione come era prima, per esempio quello che sostituisce sia la carta acquisti
Davide e che era una prestazione monetaria e seguire un progetto personalizzato. Se io posso erogare una prestazione economica, posso valutare i criteri a 1000 persone, i progetti personalizzati ne posso seguire 2, 3, 5, non lo so, e tutti gli altri. Cioè, allora bisogna ripensare a partire dal lavoro, a partire proprio da chi ci sta, da chi le deve fare queste cose, no? E dai tagli di lavoro, dall'organizzazione del lavoro, perché sia possibile creare il contesto che renda quell'obiettivo effettivamente, si possa dire, raggiunto e quindi, come dire, efficace, che la cosa che si poneva, togliere dalla condizione di povertà, emanciparlo, includere socialmente, dal punto di vista lavorativo, entrambe, quelle persone, quella famiglia, quell'obiettivo e cosa che è raggiunto. Cioè, per fare questo bisogna tenere conto di tutte queste variabili. A me sembra che ci siano grosse difficoltà, con un partito sul territorio a fare questo, è uno dei punti di criticità che bisogna sostenere, su cui bisogna, come dire, focalizzare l'attenzione al centro di riflessione, è proprio quello del lavoro, proprio quello degli operatori sociali a cui è stato demandato, diciamo, questo incarico così importante. Però questo è sicuramente un laboratorio che dobbiamo tenere, su cui tutti ci dobbiamo impegnare, sia perché per portare a compimento con successo, diciamo, l'obiettivo, ma anche per evidenziarne le criticità quando ci sono e per insieme valutare e proporre le soluzioni necessarie. Questo, diciamo, è un punto, è un pezzo secondo me veramente importante per quella innovazione necessaria del welfare, sia dal punto di vista qualitativo.